Tradizionalmente il profilo filosofico di Parmenide di Elea viene interpretato come antitetico rispetto a quello di Eraclito. Se il pensatore Eraclito di Efeso aveva inteso l'essere come divenire, puntando appunto tutto sul carattere dinamico dell'essere pensato come polemos, come fuoco sempre vivo, Parmenide dal canto suo pensa l'essere come eternità, come stabilità assoluta, come appunto sottratto al divenire. In verità, una lettura più attenta è facile adombrare come questi due autori, questi due pensatori dell'origine, abbiano pensato in maniere diverse lo stesso problema, che è un problema non soltanto metafisico e ontologico, ma insieme ineludibilmente anche sociopolitico. Non dimentichiamoci che come Eraclito a Efeso, così Parmenide a Elea era un attivo uomo politico del suo tempo, era un nomoteta, un legislatore operativo all'interno della struttura politica di Elea. Questo è molto interessante perché se Eraclito cerca di pensare l'ordine della polis come sospeso conflittualmente tra la dissoluzione della polis stessa e il suo mantenimento, e quindi pensa Eraclito l'ordine della polis nei termini conflittuali di un fuoco sempre vivo che si mantiene stabilmente secondo l'ordine del conflitto e quindi secondo il divenire, secondo il metrono, dice Eraclito, Parmenide dal canto suo ricorre a un'altra strategia argomentativa, immobilizzando, potremmo dire, le giuste leggi della coinonia politica e trasfigurandole nell'idea di un essere eterno che non diviene, che sempre è e sempre sarà qual è. L'idea, cioè, di una, potremmo dire, immobilizzazione delle leggi della giusta comunità, così pensata come salva rispetto alle dinamiche che potrebbero portarla verso il non essere, cioè verso la propria dissoluzione. Potremmo dire che la strategia politica di Solone, la fuga da Atene finalizzata all'impossibilità di mutarne le leggi, viene da Parmenide praticata in ambito filosofico, ammettendo l'immutabilità della costituzione, dell'ordine stabilito nella comunità di Elea. Il Periphusios, il trattato sulla natura, il poema sulla natura di Parmenide, pensa l'eina, l'essere, identificandolo con la stabilità e la permanenza nel tempo. E in questo senso è plausibile sostenere, io trovo, ma termini analoghi si trovano nelle analisi ad esempio di Capizzi, di Costanzo Preve, di Rodolfo Mondolfo, è plausibile sostenere che l'einai, l'essere, proprio in forza della sua indeterminatezza e della sua non corrispondenza con alcunché di fisico e concreto, alluda, potremmo dire metaforicamente, alla permanenza delle norme, dei costumi sociali della polis di Elea, che Parmenide vuole salvaguardare pensandoli come non soggetti al divenire, quindi non soggetti al passaggio al non essere, la via impensabile secondo Parmenide. Che vi sia nell'opera di Parmenide una chiara funzione politica e sociale emerge molto nitidamente dai concetti e dalle metafore utilizzate nell'opera. Ad esempio, si parla nell'incipit del testo di giustizia che molto punisce e che tiene le chiavi che aprono e chiudono. Quindi il concetto giuridico-politico della dike viene proiettato in un ambito apparentemente solo metafisico e ontologico. Ed è molto interessante a questo proposito il fatto che Parmenide pensi l'essere come una sfera ben rotonda, non spigolosa dunque, in cui cioè non c'è disuguaglianza né attrito sociale. Una sfera ben tonda in cui tutti i punti sono equidistanti dal centro, in cui cioè vige una sorta di uguaglianza che rende la comunità giusta e sottratta al pericolo dell'illimitatezza dell'arricchimento a scapito della maggioranza dei cittadini. La comunità giusta è quella in cui c'è uguaglianza e in cui la comunità permane stabilmente nel suo essere. È interessante a questo proposito il modo in cui viene pensato l'essere di Parmenide. Scrive Parmenide, immobile a Kineton, nei limiti dei grandi legami e senza un principio e senza una fine, poiché nascita e morte sono state cacciate lontane e le respinse una vera certezza, e rimanendo identico nell'identico, in sé medesimo giace, e in questo modo rimane là saldo. Qui appunto si intrecciano a geometrie variabili istanze metafisiche ontologiche, l'essere pensato come sempre uguale a se stesso, come permanente, stabile, e istanze invece di ordine sociale e politico, la giusta comunità come
basata su giusti legami secondo misura, come sottratta al divenire, come immobile, non soggetta alla corruzione. Del resto disponiamo di due preziose testimonianze che avvalorano questa possibilità interpretativa di ordine politico-sociale dell'opera di Parmenide. Secondo Plutarco, citiamo da Plutarco, Parmenide ordinò la sua patria con eccellenti leggi, al punto che agli inizi i magistrati facevano giurare ogni anno i cittadini di restare fedeli alle leggi di Parmenide. Cioè il problema di Parmenide, come emerge da questo frammento, è di ordine politico e sociale, il mantenimento stabile delle leggi che garantiscono la conservazione della polis di Elea. La seconda testimonianza invece è tratta da Diogene Laerzio. Si dice anche che egli, Parmenide, abbia dato legge ai suoi concittadini, come dice Speusippo nel suo scritto intorno ai filosofi. Qui appunto il frammento di Diogene Laerzio è interessante perché rivela la portata politica di Parmenide come nomoteta, dà le leggi alla città di Elea. Non è un puro metafisico astratto, ma è un metafisico sociale e politico. In assenza di una filosofia della storia, che presso i greci non c'era, che garantisca il ritorno alla comunità dopo la sua dissoluzione, Parmenide, potremmo dire, stabilizza l'essere della comunità pensandola come intrasformabile, come eterna, come akineton, come qualcosa di indivenibile, di intrasformabile, di stabile. E questi sono del resto gli aggettivi che egli applica all'essere. Ingenerato, ageton, imperituro, anolezron, intero nel suo insieme, ulomeles, senza fine, ateleston, immobile, atremes. L'essere è sul piano storico, politico e sociale l'immagine della perfezione che non diviene. L'immagine della perfezione che non diviene che sta fissa sempre uguale a se stessa. Del resto, ad avvalorare questa interpretazione è il fatto molto interessante che il poema di Parmenide narri un viaggio che è insieme nella massima astrattezza e nella massima concretezza, perché il viaggio di Parmenide è un viaggio nell'essere e insieme si sviluppa all'interno del luogo più concreto, la polis di Elea. Parmenide narra appunto di come da una narrazione precisa, topografica della città di Elea, con la sua porta d'ingresso, la strada che si inerpica, i pioppi che la fiancheggiano, i due porti, quindi descrizione precisissima della concretezza sociale e politica. E insieme è un viaggio nell'essere, in una sorta di metafisicizzazione della polis pensata come non soggetta al divenire. E in questo senso appunto la forma sferica che prima ricordavo è quella che meglio allude a questa giustizia sociale, a questa eguaglianza dei cittadini, no? Necessità inflessibile lo tiene nei legami del limite che lo rinserra tutti intorno, dice Parmenide. E scrive ancora: inoltre, poiché c'è un limite estremo, esso è compiuto da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera, a partire dal centro eguale in ogni sua parte. Infatti, né di qualche modo più grande, né in qualche modo più piccolo è necessario che sia da una parte o da un'altra. Né infatti c'è un non essere che gli possa impedire di giungere all'uguale, né è possibile che l'essere sia dell'essere più da una parte e meno dall'altra, perché è un tutto inviolabile, pan estin asulon. Infatti uguale da ogni parte, pantoze ison, in modo uguale sta nei suoi limiti. Empeirasi curei, signoreggia, sta nei suoi limiti. L'idea della comunità che è e non diviene perché sta nei suoi limiti, sa rispettare la sacra legge del metron, che è la sola garanzia della giustizia sociale e del mantenimento giusto della polis.